Ciao a tutti, come va? Spero bene. Quest'oggi dalla mia cucina andiamo in Irlanda. Da lì, o meglio da qui, prepareremo una famosissima zuppa, che è la zuppa di patate irlandesi. Gli ingredienti sono semplici, la preparazione è rapida e il gusto è massimo. Scopriamo come si fa. Per una zuppa di patate, ovviamente, fondamentali sono le patate. Eccole qua. Da tagliare a rondelle da 5 mm, il prezzemolo, del formaggio a cubetti, sedano a dadini, burro, cipolla tritata, latte, pepe e sale a piacere e brodo di pollo oppure vegetale. Quello a seconda delle vostre esigenze, se volete qualcosa di più leggero o qualcosa di più gustoso. Diciamo che per la zuppa di patate irlandese sarebbe meglio quello di pollo. Iniziamo mettendo in un pentolino le patate con il burro e le cipolle. Aggiungiamo sale, pepe, il brodo, il prezzemolo, il sedano e lasciamo andare. Che buon odore! Una volta che le vostre patate inizieranno ad ammorbidirsi, aggiungete il latte, mescolate e completate la cottura delle patate. Ci siamo! A questo punto avete due opzioni: o la mixate in modo che venga una vellutata, oppure lasciate direttamente i pezzettoni, oppure fate un po' e un po', quello poi a seconda del vostro gusto. Io la mixo. Ci siamo, eh? Non ci resta che impiattare, ma prima aggiungiamo qualche dadino di formaggio, mescoliamo e impiattiamo. La nostra zuppa irlandese è pronta. Ho decorato con un po' di prezzemolo, dei dadini di sedano e un po' di formaggio. A questa ricetta potete anche aggiungere del bacon croccante. Quello poi sta a voi. Assaggiamo. Che buono! Vabbè, io ho fame, vado a mangiare. Ciao!